arrivati a questo punto, quali sono le prospettive per l'autismo? Com'è la situazione attuale oggi dell'autismo? Ecco, io inviterei qui a parlare Paola Visconti, che è neuropsichiatra, lavora a Bologna e, se non sbaglio, ha lavorato anche con Enrico Micheli. E quindi è una staffetta ideale, giusto? Buongiorno, buongiorno a tutti, sono molto molto contenta di intervenire dopo questo ricordo di Enrico Micheli. Ringrazio la dottoressa Povi, che ha organizzato, presidentessa dell'ANCSA Lombardia, che ha organizzato tutto questo, e tutti quanti hanno collaborato perché questo avvenisse, perché non è facile organizzare un convegno, è un impegno molto molto oneroso. Sì, Enrico, un pensiero particolare ad Enrico. Abbiamo cominciato insieme, per caso. Ci siamo trovati per caso insieme a un convegno. Qui c'è Cesi, la sua compagna di una vita, la sua amata compagna, con cui hanno scambiato tanto e con cui anch'io ho scambiato molto. Mi viene un po' di commozione, ma va bene, si va avanti. Ci siamo incontrati per caso a un convegno, era il 93, direi. Lui portava una parte, la parte tutta sull'intervento psicoeducativo. Io ero la giovane di allora, che portavo tutta la parte, come dire, universitaria, sulla parte scientifica, così. Che cosa ho imparato da Enrico? Abbiamo lavorato molto insieme. Io ho compiuto i miei primi passi proprio con le famiglie, e con i bambini, in maniera, diciamo, autentica e vera con lui. Cosa ho imparato da lui? Ho imparato fondamentalmente due cose. La prima è, immediatamente, quando i genitori arrivano a colloquio da noi, la prima cosa da chiedere è: qual è il vostro bisogno? Qual è la vostra richiesta in questo momento? Non dobbiamo avere noi in mano la risposta. È chiaro che vengono da noi per una diagnosi, per un intervento, per quel che si voglia, no? A seconda della nostra professionalità. Ma la prima cosa è l'ascolto rispetto al loro bisogno. Seconda cosa, condividere la visione del bambino. Se noi facciamo un intervento, io venivo dall'università, quindi mi sentivo, diciamo, di avere gli strumenti e i mezzi per poter osservare il bambino e poterli, diciamo, raccontare ai genitori. No, o almeno è una parte. Da una parte c'è il saper avere degli strumenti, e dobbiamo avere, come diceva lui, una cassetta d'attrezzi ricchissima, e ogni giorno dobbiamo coltivarli, ogni giorno dobbiamo aumentarla. Ma dall'altra dobbiamo condividere insieme ai genitori quello che è la visione di quel bambino. Se non abbiamo una visione condivisa, se noi lo vediamo in un modo e i genitori lo vedono in un altro, sarà impossibile quello che viene definita l'alleanza. Oggi mi è un compito piuttosto di grossa responsabilità, ma sono contenta perché c'è Enrico che ci guarda. Devo descrivere un po' di che cosa si parla. Diciamo, che cosa si intende oggi per autismo? L'autismo, perdonate se sono in inglese, ma un po' le tradurremo, un po' penso che tutti voi abbiate un'enorme conoscenza anche in questo ambito. Descritto da Leo Kanner, no? Nel 1943, quindi ormai sono passati 80 e passa anni, poi è intervenuto Asperger, che ha descritto un anno dopo, ma diciamo la conoscenza di questo materiale è risultata molti, molti più anni più tardi, perché lui scriveva in tedesco e, ahimè, all'epoca il tedesco non era particolarmente, diciamo, non girava particolarmente fra gli ambienti scientifici. Descrisse l'Asperger. E una volta era vista, come vi ha raccontato la signora Bovi, come una forma di schizofrenia. Poi si è abbandonato questo concetto, ed era attribuito il tutto a una cattiva, diciamo, attenzione e cura parentale, in particolare delle madri. Oggi l'autismo è visto come uno spettro di disturbi. Quando si dice spettro, si intende tutta una serie di situazioni molto variegate e molteplici, sia da un punto di vista clinico, sia come sottostanti basi neurobiologiche e organiche, ma con un comune denominatore. Prego, la prossima. Vedete, questo per descrivere, no? Questo ampio cappello e ombrello di situazioni, che è poi un puzzle, dove diciamo fino al maggio del 2013 c'erano fondamentalmente diverse categorie. Ultimamente, prego la prossima, ecco, quindi
i concetti fondamentali, per ritornare a quello che si diceva prima, tutte queste situazioni di ampia varietà clinica sono accomunati da una triade, la triade che è caratterizzata sul versante sociale, sul versante della comunicazione, sia verbale che non, e con interessi poveri e stereotipati, che possono essere sia di alto livello che di basso livello. Quindi vediamo i bambini, diciamo, cosiddetti low functioning, quelli che hanno un basso livello adattivo e anche eventualmente spesso cognitivo, che si impegnano in queste stereotipie con le mani. Vedremo dopo, più tardi, che cosa questo aspetto del sensoriale, come è molto importante. E diversi quadri di ritardo. Quindi quella è la triade fondamentale. Voi capite bene che qua stiamo parlando di comportamenti. È chiaro che un modello che presuppone questi, diciamo, una patologia che presuppone di essere diagnosticata solo tramite comportamenti, è come se supponessimo, no, di poter diagnosticare le varie patologie polmonari con la tosse. Quindi è un compito molto impegnativo, con le varie forme di tosse, raffreddore, eccetera. È chiaramente un modello, diciamo, che ci permette di avere questa triade fondamentale, ma è molto variegato il campo delle situazioni in cui incontriamo questi bambini. La prossima. Allora, vi dicevo, tutto questo era valido fino a maggio del 2013. Adesso abbiamo il DSM-5, ha proposto dei cambiamenti, perché in effetti si è visto che questa categorizzazione autismo atipico, piuttosto che disturbo pervasivo di sviluppo non altrimenti specificato, piuttosto che sindrome di Rett, eccetera, non andava poi a identificare dei pazienti che fossero effettivamente diversi l'uni dall'altro, in quali termini? In termini prognostici e in termini poi di soprattutto di intervento educativo. Quindi si è deciso che, dato che era veramente molto complicato fare tutte queste distinzioni, e forse non portava molto, ma si sta ragionando ancora, di accomunarli tutto in un unico spettro, lo spettro dei disturbi autistici, spettro autismo. Prego, la prossima. Avanti. Ecco, quindi creazione di una singola diagnosi, eliminato il disordine di Rett, disturbo di Rett, questo era evidentemente da eliminare perché ha una base genetica nota, almeno in un 70-80% dei casi hanno trovato il gene, il MECP2, eccetera, quindi ha una, diciamo, un percorso evolutivo molto particolare, molto caratteristico, quindi a questo punto, ai fini di interventi psicoeducativi, di ricerca, di caratterizzazione diagnostica, non era importante averlo, diciamo, come elemento premiante all'interno dei disturbi dello spettro autistico, anche perché è vero che c'è una fase di autismo di queste bambine, ma è una fase che poi a poco tende a sfumare, in quanto autismo in senso stretto. Per cui i cambiamenti proposti, si è passato da quella triade di cui vi avevo parlato, impairment sociale, comunicativo, comportamenti ristretti e ripetuti, a una diade, cioè si è deciso di sottolineare, di mettere insieme il versante sociale e comunicativo e di dare una parte importante anche all'altro elemento, che è interessi ristretti e stereotipati e perduranti e perseverativi. Perché questo? Se voi ci pensate bene, se ci pensiamo bene, si è un po' tornati al modello di Kanner. Kanner aveva parlato di due elementi, l'aloneness, cioè l'isolamento di questi bambini, e abbiamo sentito Micheli, non c'è bisogno che io vi ripeta perché questi bambini tendono a isolarsi, dall'altra la sameness, cioè l'interesse per l'identico, per quello che è uguale, che porta a dei comportamenti ristretti e estremamente stereotipati nel tentativo di avere una prevedibilità, nel tentativo di raggiungere un po', di avere una visione abbastanza sempre costante di quell'ambiente, di quella persona, eccetera. L'altro aspetto, però, è chiaro che in questo modo, essendo stata tolta, per dire, anche l'Asperger, che è una categoria diagnostica, diciamo, piuttosto importante e ricca di persone con molte potenzialità e molte capacità, si è deciso di descrivere, accanto a questa triade,
i livelli di linguaggio espressivo, i livelli cognitivi e di descrivere anche i livelli di assistenza. Quindi è chiaro che possiamo avere all'interno di questo gruppo dei soggetti che hanno bisogno di un'alta assistenza, come sono i soggetti a basso livello di funzionamento, e soggetti, diciamo, ad alto funzionamento che hanno bisogno di minore assistenza. Comunque c'è molto dibattito su questo cambiamento, proprio perché le categorie che sono state eliminate, diciamo, hanno molto da dire su questo. Chiaramente non per la caratterizzazione diagnostica, ma per il risvolto pratico di accessibilità a un certo tipo di servizi, perché penso che il leitmotiv che ci ha illustrato benissimo la signora Bovi è proprio questo, il problema dell'organizzazione delle risorse, del network e dei servizi. Da quando sono in culla, come diceva Enrico, alla morte, al loro decesso. Questo per dire proprio, so che ho usato una parola forte, ma per dire proprio la continuità di cui abbiamo bisogno, essendo una patologia cronica ed essendo una patologia che per la maggior parte dei casi è estremamente invalidante. La prossima. Miti da sfatare, questi in parte ve ne ha già parlato Enrico, quindi andiamo molto velocemente. Parlavo prima con una logopedista e ci ricordavamo quello che si diceva negli anni 90. Se i bambini, quando io chiedevo, ero già nei servizi allora, e chiedevo, poteste valutarmi questo bambino autistico? Perché è chiaro, no? Una valutazione logopedica deve essere fatta dalla persona in questione. E mi si rispondeva, no, non è possibile, non collabora e non è pronta. Questo non è pronta, chiaramente qua abbiamo molto da dire, no? Con gli anni, dagli anni 90 in poi, direi che abbiamo imparato qualcosa. Non guardano negli occhi, se migliorano non sono autistici, non parlano, tutta una serie di miti che direi che a poco mi sento di dire forse abbiamo sfatato. C'è un'epidemia di autismo, si è parlato di cifre che sono decisamente più importanti rispetto a quando è stato descritto, rispetto agli anni 70, 4-5 su 10.000. Probabilmente c'è un aumento di prevalenza che non è detto necessariamente che abbia la sua ricaduta in un aumento di incidenza, anche a causa di cambiamento nei criteri diagnostici, cambiamento nella nostra sensibilità, nella nostra sensibilità a riconoscere i casi più sfumati e non necessariamente i casi, diciamo, che si presentano in maniera molto, molto grave. Sappiamo che la gravità non è solo in funzione delle caratteristiche autistiche, ma anche in funzione del ritardo cognitivo. Quindi è l'insieme di queste cose miscelate che porta a un'effettiva gravità. Però siamo diventati più bravi per certi versi, permettetemi questo termine, se di bravura si può parlare, perché siamo diventati più capaci di distinguere i casi dei bambini piccoli più sfumati. E mi sento di dire, Enrico ha ricordato questa possibilità di diagnosi precoce a 18 mesi con la CHAT. Questo è stato sicuramente un grosso passo avanti, perché è esistita, perché la possibilità di avere in mano un test, anche per i pediatri, eccetera, è sicuramente stato importante. Non è detto che venga sempre fatto e in tutte le regioni, in tutte le situazioni, questo lo sappiamo, va detto, no? Luci e ombre. Però al tempo stesso siamo un passo avanti, secondo me, rispetto a quello che già raccontava Enrico, direi abbastanza recentemente. Cominciano ad arrivare ai servizi bambini sempre più piccoli, bambini che, diciamo, io parlo di quelli che arrivano da noi, è chiaro che da noi siamo un centro abbastanza riconosciuto, nominato, eccetera, e quindi arrivano. Però arrivano bambini che 10 anni fa sarebbero stati impensabili come età, arrivano bambini di 15, 16, 17 mesi, quindi prima di quella che è l'età canonica di riconoscimento diagnostico. Trovo che questo sia un altro elemento molto bello, molto importante, su cui abbiamo lavorato. La prossima. Quindi incidenza e prevalenza aumentata, ancora, ne abbiamo già parlato. Vedete, ecco, il cambio dei criteri diagnostici, dai criteri, diciamo, più stretti, Enrico parlava di termini conservativi, no?
più stretti fino all'allargamento dello spettro dei disturbi autistici del DSM-IV, vedete che aumento incredibile di prevalenza, su questo chiaramente dati della letteratura. Quando si parla di autismo, come vi dicevo, vi sono vari livelli di intelligenza. Possiamo andare da soggetti che sono un po' classici, no? Tipo Rain Man, a soggetti di alto livello di funzionamento. Parliamo sempre di autismo, andremo poi a vedere, ecco, il tentativo, diciamo, se posso permettermi, mio in questi anni, dopo aver conosciuto Enrico, eccetera, è stato quello di tentare di andare a definire perché, che cosa ci racconta la neurobiologia, che ha avuto un enorme incremento in questi anni, perché i soggetti autistici si comportano in questa maniera. Che cosa c'è? Non è un problema mentale, mi viene da dire, è un problema cerebrale, di connessioni cerebrali. E quindi il tentativo è quello di andare a vedere il perché. Andiamo avanti. Allora, la comorbidità, allora vi dicevo, è chiaro, c'è quella triade, no? Con quegli elementi sociali, comunicativi, che adesso sono insieme, e gli interessi ristretti. Una serie di situazioni che si aggiungono a complicare il tutto. Abbiamo l'iperattività, l'ansietà, i disturbi gastrointestinali, eccetera. L'epilessia, in 30% dei casi, è sicuramente superiore alla media della popolazione generale. Andremo a vedere anche questo, una possibile spiegazione. Oltre. Ecco, i segni precoci. È chiaro che la diagnosi precoce serve. Serve la diagnosi precoce per riuscire ad avere un intervento precoce. Perché non è solo perché, diciamo, questo è utile per i genitori, ma perché abbiamo a che fare con una possibilità maggiore di plasticità cerebrale. Quando i bambini sono piccoli hanno un cervello più plastico, ma ce lo insegnano, ce lo insegna la natura, ce lo insegna lo sviluppo del bambino, diciamo, a sviluppo tipico, perdonate la ripetizione. Si impara tanto nei primi anni di vita. E quando i genitori mi chiedono, però vengono anche genitori chiaramente con bambini più grandi, di 10-12 anni, dicono: ma c'è ancora tempo per imparare? Sì. Ecco, questa è un'altra delle cose su cui abbiamo discusso molto con Enrico e io continuo a crederci. Anche si può imparare sempre, noi stessi, no? Impariamo continuamente, quindi perché ci sono connessioni nuove. Ok, quali sono i primi segni? Ritardo del linguaggio, ritardo dell'udito, bambini troppo buoni o troppo irritabili? L'altro giorno mi ha telefonato una mamma, anzi è venuto un papà, che mi ha detto: sai, io l'ho vista, lei parlava di un bambino... di bambini troppo buoni, e sai, io al di là di questo, insomma, c'erano altri elementi, però a me ha colpito questa cosa. Mio figlio se ne sta sempre per conto suo, silenzioso, in un angolo, bambino molto piccolo, di 2 anni, al di là del problema del linguaggio, un bambino troppo buono, che aderisce a tutte le... così, si lascia fare. Questo sicuramente non ci piace. I latini avevano un termine che secondo me è molto carino, è molto pregnante, in medium stat virtus. Non abbiamo bisogno né di bambini troppo buoni né di bambini troppo irritabili. Questo vale anche nello sviluppo. La prossima. Ecco, dal punto di vista dell'esordio, possiamo avere degli esordi. È interessante questo dato, perché l'autismo è vero, un disturbo di sviluppo, quindi è connaturato allo sviluppo evolutivo, diciamo, non solo psicologico, ma proprio neurologico del bambino. Però possiamo avere vari tipi di esordi. Abbiamo quelli che iniziano subito precocemente nel primo anno di vita, e questo li ha caratterizzati molto bene la Sally Ozanoff. Quelli che hanno una regressione, e direi che sono decisamente maggiori rispetto a quello che si pensava un po' di tempo fa, ma abbiamo altri due pattern di esordio. La prossima. Abbiamo un pattern che prevede una certa evoluzione e poi un arresto. E poi questi bambini non imparano più nulla. I genitori ci raccontano, avevano cominciato a dire una, due parole, e poi si fermano. È il cosiddetto developmental plateau. E poi abbiamo una forma mista. Questo mi ha colpito molto quando lo lessi, perché era quello che mi capitava. Cioè non erano né esordio precoce, né stabilizzazione, diciamo, stasi, una certa stasi dell'evoluzione, né regressione. Cioè si aveva una sorta, in queste forme miste, si aveva un ritardo che era marcatamente a livello linguistico, e poi si aveva la regressione, cioè si avevano tutte e due. Quindi esiste anche questa forma. Ma quanto questi differenti tipi di esordio vanno ad impattare sul versante prognostico? La prossima.
Sembra però che anche questi differenti tipi di esordio non portino poi a delle evoluzioni differenti. Questo dice la Sally Osnoff. Nella mia pratica, nella mia piccola esperienza clinica, mi sentirei di dire che i bambini che iniziano con un pattern regressivo sono i bambini che vanno meno bene. Però questo aspettiamo di scriverlo e poi vedremo. La prossima, ecco, sulle fasi precoci, sui segni precoci, spesso no, quando si parla con gente che magari è meno addetta ai lavori, si dice: ma il bambino autistico da cosa lo riconosci? Dal fatto che non guarda e dal fatto che ha le stereotipie. Un momento. Allora, prima di tutto non è vero, sì, certo, un gruppo di bambini può essere così. Altri gruppi di bambini, stiamo parlando sempre all'interno dello spettro, sono invece bambini che guardano troppo, non hanno quella che è una modulazione dello sguardo, delle attività, quindi c'è anche questo. E gli interessi e i comportamenti ripetitivi e stereotipati generalmente emergono dopo il primo anno di vita, ma possono essere osservati anche nei bambini. DD vuol dire con un developmental delay, con un ritardo di sviluppo, quindi che non sono smarcatamente autistici. Queste chiaramente a voi possono sembrare un po', come dire, delle questioni di pignoleria. Per noi, diciamo, fare una distinzione fra quello che è un encefalopatico, fin da subito, neurologico in senso stretto, e un autistico ha un suo perché. Ha un suo perché sia in termini di approfondimenti genetici, sia in termini di evoluzione prognostica. La prossima. Quindi i bambini ad alto rischio a 12 mesi non differiscono nell'uso di oggetti, ma presentano un uso atipico. Piuttosto sarà nostra cura andare a vedere che tipo di stereotipie ci sono. La prossima ancora. Ecco, mi interessa parlarvi di questo, perché nell'ultimo DSM quinto è stata data una fortissima attenzione a quelle che sono i problemi sensoriali. Questa è una cosa che penso che tutti voi, insomma, o la maggior parte di voi che si occupano di questi bambini, ha avuto modo di vedere. Cioè, bambini che si tappano le orecchie, bambini che guardano le superfici, diciamo, in maniera con lo sguardo angolato, bambini che camminano male, quasi fossero dei problemi vestibolari, e così via. Questo perché? Perché finalmente direi che è stato dato spazio a quella che è una delle caratteristiche, diciamo, che sono assolutamente presenti, io direi, in un 90% di bambini autistici, cioè i disturbi della processazione sensoriale. E quindi possiamo avere disordini della modulazione. Ecco, ricordiamoci bene che l'autistico, questo è una cosa che spesso alle tirocinanti o alle persone che vengono mi piace dire, l'autismo non è una questione di un deficit. Voi dovete guardare da un punto di vista dell'interazione con l'altro quello che è l'atipicità, cioè non è solo la mancanza del linguaggio, la mancanza di un contatto, è il modo di fare atipico che nasce proprio dalla difficoltà specifica del bambino autistico a saper come fare, non al desiderio, perché di desiderio ce n'è tantissimo. Quindi, e nei disturbi della modulazione sensoriale penso che riconoscerete molti dei vostri bambini. Possono essere over responsivity, cioè che hanno una iperrisposta, per esempio quelli che si tappano le orecchie perché sentono troppo il rumore, o sotto responsivi. La prossima, che vediamo alcuni esempi. Alcuni esempi dal punto di vista, ad esempio, uditivo, vedete la iporesponsività auditori, ignorare i suoni o le voci e ascoltare gli stessi suoni ripetitivamente, ad esempio la musica. Ma vedremo poi che per la musica c'è un elemento importantissimo. Ok. Allora, proprio è una carrellata, quindi sono costretta ad andare abbastanza velocemente, anche perché i tempi stringono. La parte genetica è inconfutabile oramai, ma di questo ve ne parlerà abbondantemente il professor Persico. È chiaro che tutto questo, ancora vado avanti, è chiaro che tutto questo è nato da delle osservazioni, perché c'è una maggiore componente, un'elevata concordanza nei gemelli monozigoti,
perché c'è una sex ratio, cioè una prevalenza di maschi rispetto alle femmine, è chiaro che i geni colpiti sono moltissimi, si parla di 20 e più geni e fino a 100, ma penso che su questa parte non mi dilungo perché vi parlerà il professor Persico. La prossima, l'epilessia. Ecco, questo per dirvi che l'epilessia, sì, è vero, è più presente, ma dobbiamo capire perché è più presente. Perché stiamo parlando di bambini che non sono necessariamente solo autistici, o perché le vie finali comuni, la prossima, sono, diciamo, simili per autismo ed epilessia. Il fatto che si manifesti sia l'autismo che l'epilessia probabilmente è a monte nel cervello, perché c'è una alterazione dei sistemi eccitatori inibitori. Ultimamente si sta parlando molto, io vi butto lì delle informazioni, del sistema GABAergico. La prossima. Questo è, ecco, molto interessante, la prossima ancora. Allora, la risonanza magnetica funzionale sicuramente ci ha dato delle enormi informazioni, ma gli autisti ci hanno aiutato anche noi. Non siamo solo noi che, andando a studiarli, abbiamo capito loro, ma hanno aiutato noi. Perché? Perché in una prima fase di studi sulla risonanza magnetica, la prossima, abbiamo capito, questo è un cervello, ma giusto le immagini aiutano. Abbiamo capito quelle aree che vedete in rosso, in blu, in azzurro, sono aree che sono state trovate coinvolte in alcuni comportamenti assenti nei bambini autistici o nei soggetti autistici grandi. Cosa vuol dire? Che gli autistici, tramite l'assenza di certi comportamenti sociali, per esempio saper riconoscere le espressioni del viso degli altri, per esempio non guardare negli occhi, anche questo, non avere, come si suol dire, un'attenzione condivisa rispetto a un oggetto, ci hanno insegnato dove sono site le aree che sono danneggiate. Danneggiate non in senso che mancano, ma nel senso che non si accendono, cioè il cervello è grosso modo integro in questi soggetti, non c'è un buco. Scusate se parlo così, ma parlo così anche con i genitori che vengono, perché è giusto che capiscano e che sappiano, ma quella determinata zona non si accende, non abbiamo, diciamo, il sistema elettrico è integro, ma se io accendo la luce, questa non parte. Questo ci hanno insegnato i soggetti autistici. La prossima. Sociale, perché fino ad ora sapevamo, no? Fino agli anni del Novecento, i primi anni del Novecento, sono stati contraddistinti, no? Dalle nostre acquisizioni di capacità di informazioni su come ci muoviamo, no? L'omuncolo motorio, no? Ma adesso abbiamo imparato le aree, no? Che possono essere interessate a livello sociale. Questa è una cosa importantissima che penso vada detta. Questa è una cosa di Schulz sul riconoscimento dei visi, cioè Schulz trovò che i soggetti autistici non sapevano riconoscere i visi, ma perché? È il famoso perché, no? Bisogna andare un po' a fondo, no? Delle cose. Perché l'area che è deputata, abbiamo due aree fondamentalmente, una che, vedete quelle in rosso, sa se riesco, non so, devo prendere. Dall'altra parte, ecco, vedete questa area e quest'area, questa è deputata al riconoscimento dei visi, questa degli oggetti. Guardate gli autistici cosa fanno quando sono di fronte a dei visi: attivano l'area deputata al riconoscimento degli oggetti. È chiaro che hanno bisogno di un viso che si mantenga sempre uguale e di situazioni, diciamo, di estrema prevedibilità, e fanno fatica a capire tutte le nostre modulazioni mimiche. La prossima, ecco, la prossima ancora. Questo è un altro lavoro molto interessante. Dunque, hanno sottoposto 12 soggetti autistici e 12 soggetti controllo a un test che era sia visivo che linguistico-semantico. Il test era questo: se noi ruotiamo un 8 di 90 gradi, che cosa possiamo vedere? Un paio d'occhiali. Quindi c'è in sé una comprensione del messaggio, è una comprensione ad alto livello, ad alto funzionamento, ma al tempo stesso, diciamo, ci può essere anche la capacità di vedere questo movimento e quindi di immaginarselo, quindi si attivano delle aree diverse. Hanno visto
che i soggetti autistici, sia nei confronti, questi sono gli autismi, diverso ai controlli. Guardate quante aree sono attivate nei controlli e quanto poco negli autistici, ma soprattutto dove? Oggi si parla di strategie visive, no? Qua, a livello delle aree posteriori, perché le aree posteriori sono quelle interessate ai compiti di riconoscimento viso-spaziale. Cioè gli autistici trattano le informazioni che giungono loro per via, diciamo, semantica, per via linguistica anche alta, complessa, attraverso la mediazione delle aree posteriori, le aree viso-spaziali. Cioè sono capaci di risolvere il compito, ma attivano delle aree che sono viso-spaziali, le aree posteriori. È per questo che dobbiamo rivolgerci a loro tramite delle strategie visive. La prossima. Questo è un discorso di ipoconnettività, perché è quello di cui si sta parlando molto, ma sarebbe troppo lungo parlarne. La prossima ancora. Questa è la Temple Grandi, di cui già si è accennato, che rimarca questo discorso che abbiamo fatto fino ad ora. Cioè, la Temple Grandin dice, io penso in immagini, le parole sono per me come una seconda lingua. Io traduco sia il parlato che lo scritto in un film a pieni colori, completato di suoni, che funziona come un videotape. Quando qualcuno mi parla, le sue parole vengono istantaneamente tradotte in immagini. I pensatori che basano il loro pensiero sul linguaggio, che siamo noi, spesso trovano questo fenomeno difficile da comprendere, ma nel mio lavoro, che lavora per costruire delle strutture, dei macchinari per gli animali, lei è un professore universitario a 140, di cui è intelligentissima, dei macchinari per gli animali, il pensiero visivo è un tremendo vantaggio. Questo ci ha già spiegato. E questo, mi sento di dire, funziona sia per gli alti funzionamenti che per i bassi funzionamenti. Non dobbiamo sempre pensare che funzioni solo per loro. La prossima, che questo è un altro ancora, molto interessante questo, perché ci riporta al discorso della musica. Perché agli autistici piace la musica? Questo autore, Lai, mi sembra, ha studiato dei soggetti di controllo, dei bambini di controllo e dei bambini, finalmente, a basso funzionamento, quindi bambini che non avevano tutte quelle enormi competenze che sappiamo raccontate negli alti funzionamenti. Allora, cosa vediamo? Vediamo che nei controlli, rispetto qua, è dato due tipi di stimoli, il linguaggio o la musica. Il linguaggio e la musica hanno pressoché condividono le stesse aree cerebrali. Quindi può essere interessante andare a vedere. Noi sappiamo che gli autistici parlano molto poco, hanno molte difficoltà di linguaggio. Vedete che nei controlli è venuto fuori che si attivano in rosso, no? Tutte queste aree cerebrali. Negli autistici non si attiva niente, nulla è significativo rispetto allo speech, rispetto al linguaggio. Ma quando andiamo a dare uno stesso stimoli, ma stimoli musicali, voi vedete che nei controlli si attivano queste aree. Guardate quante cose, che sono poi le stesse aree cerebrali all'incirca del linguaggio, si attivano negli autistici. Abbiamo trovato un altro elemento a favore dell'uso della musica, anche, mi viene da dire, come intervento abilitativo per lavorare con loro. La prossima. Quindi l'uso dell'informatica, ve ne parleranno oggi, penso, in abbondanza. Perché? Perché non si spazientisce, non si altera, è lenta, cioè può essere rallentata, perché bypassa quello che è la pragmatica della comunicazione, che per loro è così difficile, perché è uno stimolo uditivo stabile. La prossima. Quindi, come diceva Enrico, il punto nodale, la pietra miliare dell'intervento per l'autismo è un insieme di trattamenti psicoeducativi, secondo le Evidence Based Recommendation, e adesso abbiamo le linee guida dall'ottobre del 2011. Cosa sono? Perché scegliere? Perché le linee guida? Perché le linee guida ci indicano, combinano le evidenze sperimentali migliori disponibili con l'esperienza clinica e i valori dei pazienti. La prossima. Mi piace questo concetto, efficacy and effectiveness.
L'efficacy è quella testata un po' in laboratorio, no? L'efficacia dimostrata in studi sperimentali controllati, perché dobbiamo sempre, quando ci rivolgiamo ai genitori, che ci chiedono: ma questo intervento sarà efficace per mio figlio, efficace e utile per lui? L'effectiveness è un po' un'efficacia testata in maniera esperienziale nella realtà di vita del soggetto. È un pochino più pratica, è il contesto, è contestuale. Cosa fare allora? Un intervento precoce potrebbe prevenire, ci dice la Dawson, la piena manifestazione della sindrome, puntando, come vi dicevo, sulla plasticità cerebrale e sul potenziale di modifica dei circuiti che sono ancora in via di sviluppo. Gilberg però ci dice una cosa altrettanto importante, che è vero che una diagnosi precoce è importante, è vero che necessitano degli interventi adeguati, ma è anche vero che tutto questo va calato in un autism-friendly environment, cioè un clima sereno e di affettivo rispetto al bambino, e rispetto al bambino che cresce. È chiaro che questo sarà tanto più possibile nella misura in cui i genitori sono informati e hanno a disposizione servizi, organizzazioni e risorse che li aiutano. La prossima. Quindi l'outcome di intervento precoce legato al cui iniziale, l'esistenza di alcune frasi comunicative all'età di 6 anni. La prossima. È chiaro che tutti gli interventi, e questo mi viene da sottolineare, devono essere di tipo contestuale. Non possiamo pensare solo di dire facciamo questa tecnica, i nomi, diciamo, devono essere riempiti di contenuto. Possiamo cambiarla, possiamo cambiare il nome, possiamo chiamarla ABA, EIBI, e così via, ma dobbiamo adattarlo a quel contesto. Ricordiamoci le parole di Enrico: qual è il vostro bisogno? La prossima. Quindi qualsiasi intervento, e ho finito, vostro figlio farà, visto che esistono linee guide, sì? Chiaro che è importante porsi la domanda: quello che viene fatto con mio figlio è efficace e utile per lui? Potersi dare una risposta positiva è un antidoto verso qualsiasi atto di fede. Ho finito, grazie. Grazie Paola per questo intervento così ricco di informazioni attuali e molto, davvero molto, molto interessante.